Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, fa gli onori di casa relativamente appunto a questo convegno. Una posizione precisa, netta, quella dell'USB, la salute prima del lavoro. Devono coesistere lavoro e salute, ma sulla salute non si può prescindere, non si può negoziare. Una presa di posizione diversa, in positivo, rispetto ad altre sigle sindacali stranamente appiattite. Ho avuto modo di evidenziare più volte anche per esempio la posizione di Bentivoglio, dove sembra che dinanzi all'occupazione tutto su tutto si può sorvolare. Noi crediamo che è finito il tempo delle promesse e che il governo, come dire, che ha preso in carico la questione Ilva, si deve assumere la responsabilità. Non ci accontentiamo di DPCM che non danno le dovute garanzie. Taranto non può essere il laboratorio, come dire, degli esperimenti che il governo vuole fare con certe multinazionali come AM Investco. Abbiamo chiarito subito che o si trova la quadra sul piano ambientale dando realmente le garanzie o sarà complicato chiudere questa vertenza. Quindi noi questa manifestazione la facciamo per dire che noi ci siamo, diamo sostegno e che la salute è al primo posto e deve essere comunque tutelata la salute dei cittadini che purtroppo subiscono a causa delle emissioni industriali tutta una serie di conseguenze che noi a Taranto conosciamo benissimo. Un convegno che registra presenze importanti, quella del sindaco di Taranto, quello del governatore della regione Puglia. Sono loro gli artefici di questo braccio di ferro col governo. Da parecchio tempo, a dire la verità, questa è una novità, no? Rispetto a un passato in cui si subiva supinamente quanto ci veniva propinato dall'alto. Beh, noi riconosciamo, al di là delle questioni di merito, noi riconosciamo il fatto che abbiamo un sindaco che in questo momento è riuscito ad avere, ha avuto la capacità di prendere una posizione e di dire che qui non si fanno deroghe, non si fanno sconti, che il governo, come dire, deve ragionare con chi sta a Taranto e non può pensare di trovare soluzioni, come dire, fra virgolette all'italiana, come quelle che hanno prospettato poi l'enorme fallimento che c'è stato a Piombino, dove in questi giorni, come dire, viene a galla il fatto che investimenti non sono stati fatti, gli impianti praticamente sono quasi completamente chiusi, non si è risolto il problema della salute e i lavoratori stanno perdendo pure il lavoro. Questo è lo scenario che ci aspetta se non si prende una posizione come quella che hanno preso Regione e Comune. Rizzo, è sconcertante come il governo voglia schiacciare il potere giurisdizionale, fa paura che un TAR si pronunci. Un qualcosa del genere è inaudito in un paese di diritto. Se il governo fosse davvero sicuro del fatto suo, perché mai dovrebbe temere un pronunciamento di un organo di giustizia? Se il governo fosse sicuro dei fatti suoi ci avrebbe mostrato, uno, il contratto d'affitto. Altra novità che nessuno sta dicendo, che oggi, come dire, ufficialmente diremo noi, alla domanda precisa su come Mittal sia arrivata a 4.200 esuberi, la risposta è stata: non vi posso dire qual è il meccanismo che mi ha consentito di fare questi calcoli, perché paradossalmente, essendo ancora io una diretta concorrente dell'Ilva, non posso dare informazioni. Cioè, quindi ci si chiede di fare una trattativa dove tutti i documenti, come dire, sono segretati e noi dovremmo parlare sul nulla. Quindi fidatevi di noi e andiamo avanti. Noi non ci fidiamo. Tra l'altro, come dire, il governo un errore ha fatto in maniera clamorosa dall'inizio, malgrado le raccomandazioni che noi abbiamo dato dal primo incontro, che è quello di chiudere completamente il dialogo. Noi abbiamo detto che bisogna ragionare, sedersi al tavolo, chiamare coloro che hanno diritto a rappresentare i cittadini, in questo caso il sindaco e il presidente della regione. Questo è il nostro, come dire, è stato il nostro messaggio. Loro hanno chiuso, le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo in questi giorni. L'ipotesi che l'Ilva possa chiudere non fa più paura? Guarda, io lo dico molto onestamente, lavorare in un'azienda essendo consapevoli che come dire, non c'è neanche la speranza futura di poter cambiare le cose e quindi di convivere con il fatto che a causa del fatto che devi guadagnare lo stipendio devi continuare ad ammazzare te stesso e le altre persone, noi diciamo no, stop, basta, qua si prende una posizione netta una volta per tutte, o si trova la soluzione oppure, come dire, non è più un tabù anche la chiusura.
Siamo con il sindaco di Taranto, il dottor Rinaldo Melucci. Ovviamente il tema caldo, il tema che tiene banco è la questione Ilva, una situazione che esorbita dalla sfera locale e ha una rilevanza nazionale. Stiamo assistendo ad un braccio di ferro serrato tra enti locali, governo e regione, governo da una parte, regione e comune dall'altro. Avete presentato una proposta, però sembra che praticamente di fatto è stata respinta al mittente, se non con qualche piccola concessione. Cosa si profila all'orizzonte? Evidentemente i prossimi 15 giorni probabilmente sono fondamentali per provare a chiudere in un verso o nell'altro questa vicenda. È chiaro che resta in piedi sempre l'ipotesi delle aule giudiziarie, non fosse altro che di fronte a un diniego così largo su alcuni punti che sono dirimenti per la comunità, noi pensiamo che non si possa eccepire, come dire, il perimetro di legge costituito da una dozzina di decreti salva Ilva quando non ci si è occupati di salvare Taranto. Compiremo comunque, al netto di tutti gli insulti un po' che fanno parte del folklore elettorale in questo momento da parte di qualcuno, insomma anche a Roma, di compiere un ulteriore sforzo di avvicinamento tra le due posizioni, facendo salvo un principio però che credo per la prima volta questa amministrazione con coraggio ha assunto davanti alla comunità. Abbiamo scardinato per la prima volta dopo le vicende del 2012, insomma, con le quali la magistratura ci ha dato finalmente anche consapevolezza e supporto rispetto alla vicenda Ilva, che salute e lavoro non stanno insieme, non sono la stessa cosa, non hanno la stessa importanza. È chiaro che da istituzioni responsabili bisogna continuare fino all'ultimo momento possibile un dialogo per coniugare le esigenze dell'occupazione della salute, ma la salute viene prima di ogni altra cosa. Ecco, questo d'altronde è stato anche detto a chiare lettere, apertis verbis, dalla dottoressa Todisco, la quale giustamente mise... definì giustamente la salute un bene non negoziabile. Ecco sindaco, l'atteggiamento che lei ha percepito a Roma da parte del ministro, cioè da un lato c'è la paura forte di questo ricorso al TAR, e evidentemente immaginano che potrebbe avere conseguenze pesantissime per l'Ilva e quindi stanno cercando in ogni modo di scongiurare l'evento temuto. Dall'altro però, proprio nell'ultima risposta si è notata un muro vero e proprio, quindi quella possibilità di arrivare ad una composizione della vicenda, magari arretrando ciascuna parte di qualcosa pur di arrivare a una soluzione, evidentemente così non è stato. Beh, noi abbiamo avuto come enti locali la percezione, e qualcuno ha strumentalizzato anche politicamente questa vicenda, voglio dire che il governo non si sia comportato sempre come un arbitro terzo indipendente a tutela dell'interesse pubblico, anche in una delle ultime missive che fanno parte insomma del carteggio col Ministero ci è stato segnalato che c'è un interesse privato da tutelare che quasi sembra sovraordinato rispetto all'interesse pubblico, e stiamo valutando anche questo tipo di risposte e quanto siano coerenti nel perimetro di legge. Però io non farei un discorso centrato sul valore dei ministri in campo, io voglio dare sempre il beneficio insomma della pressione, delle difficoltà a tutti, anche al ministro Calenda. Devo dire che dobbiamo provare ad avere fiducia gli uni degli altri e sforzarci di trovare sintesi rispetto, come dire, alle esigenze della comunità. Mi rendo anche conto che una delle preoccupazioni del governo sia quella di non intervenire sul DPCM di settembre, perché quello mette a rischio l'intera giudicazione ed evidentemente non sarebbe così facile trovare un altro investitore, ma questo non può rappresentare per noi l'ennesimo ricatto. Ecco la cosa che io sa sindaco, che sono stato e sono e sarò sempre critico nei confronti degli enti locali e degli enti in generale, anche del governo, ci mancherebbe, perché ritengo che i media debbano svolgere una funzione di pungolo. Io dico che su questo, sulla vostra posizione ferrea, come dire, sfondate una porta aperta, apprezzo, mi auguro che si vada fino in fondo, anche a costo, come lei ha detto, di chiudere lo stabilimento. Se extrema ratio si dovesse arrivare alla chiusura dello stabilimento, come dire, a mali estremi, estremi rimedi.
Guardi, la nostra comunità si compone ovviamente di tanti interessi, tante aspettative, e quella dei lavoratori e dell'indotto sono soltanto una porzione, per quanto rilevante, della nostra società, della nostra economia. È evidente che, e questo è il compito anche di una democrazia, dove non si riuscisse a tutelare l'interesse della gran parte dei cittadini, non si può per una parte minoritaria o sempre soltanto al servizio del sistema paese continuare, come dire, io ho usato un termine un po' forte, però è così, voglio dire, a stuprare questo territorio. È un termine che rende l'idea, perché se noi consideriamo che negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un incremento di 21.000 tumori in più, se non è questo stupro. Allora, noi già qualche mese fa, al lato dell'insediamento, dicevamo che il nostro futuro va nel verso della diversificazione produttiva, il nostro futuro non può essere soltanto l'acciaio. È anche evidente che tenteremo in ogni maniera di non separarci da questa strada in maniera traumatica, ma se dovessero costringerci, chiaramente dobbiamo valutare l'interesse dei più. C'è PD e PD. Lo stesso governatore emiliano ha detto il PD pugliese è una cosa e il PD nazionale è un altro. Un partito è nel partito, diventa una situazione difficile. Ma vede, direttore, io dico che ci sono prima le persone, con la loro umanità, il loro animo, il loro carico di valori. Il secolo delle ideologie ce lo siamo messi un po' alle spalle e io trovo persone per bene impegnate in campo da una parte e dall'altra, anche nella prossima campagna elettorale. La verità è mettere al primo posto le vicende e gli interessi della comunità e poi selezionare gli interpreti di questi bisogni, voglio dire, anche al Parlamento e a Roma. È vero che il PD più di altri sta facendo lo sforzo di rinnovarsi, di fare pulizia, c'è ancora tanta confusione, ma non di più o diversa da quella che c'è in altri partiti, se mi è possibile dire. Parliamo di possibile convivenza tra lavoro ed ambiente. In altre realtà europee, penso in Germania, c'è questa convivenza proprio parallela, oserei dire. Le grandi città, il verde e i grossi impianti industriali che hanno una potenzialità impattante che però viene ovviamente inibita, viene frenata. Qui da noi non è così, eppure si fanno viaggi di studio, si va all'estero, si cerca di copiare quei modelli, ma poi tornati qui scopriamo che i livelli di inquinamento sono quelli che sono. L'Ilva per troppi anni ha vissuto quasi una condizione di extraterritorialità, extragiudizialità. Ecco, dobbiamo recuperare la dimensione reale di un investimento privato che quindi deve sottostare alle regole costituzionali, insomma, commerciali, ambientali e chi più ne ha più ne metta, che chiunque altro rispetta sui territori in giro per la comunità europea. Se matura questo clima di fiducia e di rispetto della comunità, anche Mittal è il benvenuto. Senza di questo direi che questa vicenda continuerà a incartarsi, a essere complicata da risolvere. L'atteggiamento dei sindacati, alcuni sindacati, alcune sigle, mi riferisco alla Triplice, si sono rivelate assolutamente appiattite rispetto alla posizione del governo. Bentivoglio della FIM è rimasto inorridito rispetto all'ipotesi che si possa anche arrivare a una chiusura dello stabilimento. E il ruolo dei sindacati, sì, tutelare l'occupazione, ok, ma sulla salute non si può transigere. Quando il dottor Bentivogli prenderà a casa per le vacanze ai tamburi, magari avrà un'altra opinione rispetto a questa vicenda. Fino ad allora devo dire che mi ha lasciato perplesso il ruolo di certo sindacato che ha un po' smarrito la sua vocazione iniziale. Ricordo a me stesso che la battaglia sulla salute è prima di tutto salute dei lavoratori che operano nello stabilimento. C'è per esempio la vicenda dell'amianto ancora tutta da chiarire. Io credo che i primi a beneficiare di un'Ilva 2.0 sono i lavoratori. È chiaro che se si bada soltanto al numero degli esuberi o al tipo di contratto da applicare, vengono stralciate tout court tutte le esigenze della comunità che, come abbiamo detto, sono di differente tipo. Qui siamo in attesa, siamo nel corso dell'incontro, del convegno, del dibattito organizzato da USB, ambiente appunto e lavoro, salute e lavoro. L'USB ha avuto una posizione netta, precisa e ha rimarcato il concetto che comunque la salute viene prima di tutto.
Beh, c'è sindacato e sindacato. Parliamo di una sigla nuova nel contesto, insomma, nazionale. Recentemente nuova. Relativamente nuova, ma comunque coraggiosa, tra l'altro con un carico di tesserati non trascurabile all'interno dello stabilimento. Evidentemente loro si sono interrogati su queste cose che stiamo raccontando oggi e sono stati un po' più neutri, come dire, nell'approfondire l'oggetto del DPCM, del ricorso al TAR. Qui non siamo a raccogliere consensi o tifosi tra un sindacato e l'altro, qui siamo a capire tutti insieme come questa comunità può trovare un equilibrio tra i diversi interessi in campo. Devo dire che comunque è apprezzabile la loro iniziativa, perché in un momento così delicato non fanno ancora divisione tra gli operai e i cittadini, ma capiscono che la salute deve venire al primo posto. Ecco, Sindaco, vedendo le bellezze del territorio ionico, io sono innamorato della litoranea e del nostro mare, il nostro lungomare e quant'altro, considerando la ricchezza enorme, mostruosa del nostro patrimonio archeologico, io mi domando, ma può esistere tranquillamente una Taranto senza Ilva? Certo, non da oggi a domani, ma noi abbiamo delle potenzialità tali veramente da poter fare a meno dell'Ilva. D'altronde, quando nacque l'Italsider, quando fu posta a Taranto l'Italsider, io dico fu comunque un qualcosa contro natura, perché, ecco, parlando di stupro, veramente si è stuprata la natura agricola marinaresca di Taranto. È vero che abbiamo tante potenzialità, è anche vero che serve del tempo per dotarci di quella pianificazione strategica che negli ultimi 10-15 anni è mancata a questa città, e per svoltare bisogna anche formare nuove professionalità, riqualificare anche il nostro indotto imprenditoriale. Insomma, serviranno un numero di anni che dal nostro punto di vista può andare dai 15 ai 20, ecco, anche ammesso di voler oggi in maniera traumatica fermare uno stabilimento. Non è questo l'obiettivo, l'obiettivo è quello di arrivare alla conversione in maniera misurata, equilibrata, salvaguardando chiaramente anche le famiglie di questa città. Però il futuro sicuramente non è il futuro dato dall'acciaio. Ecco, Sindaco, a chi dice questa dell'Ilva è una battaglia di Emiliano per fare la scalata alla segreteria, a prendersi in mano il partito, soprattutto dopo il 4 marzo, e che a chi dice il sindaco è allineato sulla posizione di Emiliano, lei cosa replica? Io credo di aver dimostrato in tanti momenti di questi 6 mesi di amministrazione di avere una mia posizione, una mia impostazione su tutte le tematiche. L'altro giorno non abbiamo perso occasione di rimarcare che anche la Regione deve fare di più e meglio per la sanità, insomma, per l'ARPA, per gli organismi che sono coinvolti in questa vicenda. Dopodiché è chiaro che c'è una sintonia umana prima che politica col Presidente Emiliano, non fosse altro che nel quadro di leale collaborazione nostro Presidente di Regione, voglio dire, per cui serve un rapporto proficuo con la Regione Puglia. Dopodiché, sai, i discorsi da salotto e il figlioccio di questo, di quell'altro, mi appassionano poco, è con gli atti che dobbiamo dimostrare che tipo di amministrazione è questa. Se posso, vorrei far notare a tutti che su tutta la vicenda Ilva di questi ultimi mesi la linea l'ha dettata il Comune di Taranto, non la Regione Puglia, quindi questo già dovrebbe essere sufficiente a dipanare gli ultimi dubbi. Siamo in conclusione. Giusto per così, per avere un quadro, quella mattina in cui è arrivato Calenda, come sono andate le cose? Lei sicuramente avrà pensato, stiamo a caramba che sorpresa, c'è posta per te, lì è il postino che arriva, qui invece è arrivato direttamente il ministro. Devo dire che indipendentemente da chi gli abbia chiesto di venire a... Quella mattina si è presentato così, lei ha avuto un annuncio, penso una telefonata, in cui le si è detto, veda che sta arrivando il ministro Calenda. Mi chiama il ministro al telefono nel primo mattino, mi segnala che sta cambiando la sua agenda perché era destinato all'estero quel giorno e viene a Taranto per ricercare una composizione che poi in realtà in quel momento avviene con tutte le difficoltà del caso, perché c'è una distanza forte tra il ministro e il presidente della regione, ma cerchiamo di cucire un po' ecco un abito nuovo a questa vicenda. Di lì poi è stata un'escalation di difficoltà, devo dire tecniche, insomma, non soltanto umane o politiche col ministro. Io l'ho apprezzato particolarmente, è il segno che Taranto sta tornando a essere comunque autorevole anche su questa vicenda, e lo voglio dire chiaramente, se non si trova una soluzione ottimale a questa vicenda, tutti gli altri ragionamenti intorno al futuro di questa città restano comunque complicati. Gentiloni all'inizio è sembrato conciliante, cioè disposto al dialogo per arrivare comunque, per addivenire a una soluzione, poi
Gentiloni sembra essersi ritratto e, come dire, si è quasi vestito di autorità. Almeno questa è l'impressione dall'esterno che io ho tratto. Vede, purtroppo questa campagna elettorale non aiuta, ci sono equilibri che si stanno ridisegnando e quindi capisco anche che le persone in campo diventano più caute rispetto a temi così sensibili. A me è spiaciuto che nell'interessamento che ha avuto il presidente Gentiloni abbia rimarcato più l'attenzione all'investitore che ai bisogni dei cittadini, ma sono sicuro che questo faccia parte un po' dell'ansia e delle priorità che il governo si è dato prima dell'avvicendamento previsto con la prossima campagna elettorale. Credo che sia ancora una persona dotata di grande integrità, di grande equilibrio, il presidente Gentiloni, quindi anche se non si vede, immagino che stia comunque sostenendo, insomma, tutta l'operazione per provare a chiuderla nella maniera migliore. Okay. Un fatto.